Come chiesa non vorrei che ci nascondessimo dietro l'isolamento delle nostre strutture, ma che fossimo capaci di sostenere quello che abbiamo e quello che il Signore ci ha dato, e come avventisti di crescere di numero nella comunità, di essere capaci di uscire fuori dalle mura che ci siamo costruiti, il nostro ambiente sicuro, chiamatelo come volete, e riuscire ad andare con onestà e autenticità nella comunità per raccontare com'è veramente Gesù. Il vero avventismo è la cristianità con uno scopo. Parla degli eventi finali che avvengono nel mondo e quello che ha inizio nel libro degli Atti, solo che ora siamo alla fine degli eventi. Siamo in un'era dove tutto sta per giungere alla fine e il messaggio del Vangelo è un messaggio eterno, è lo stesso che aveva predicato Paolo e noi predichiamo lo stesso Vangelo, ma lo predichiamo nel contesto del mondo sotto l'ombra della seconda venuta di Cristo. La mia visione per la Chiesa Avventista del Settimo Giorno, oggi alla luce di Matteo 28, 19 e 20, è quella che in un momento, chissà dove, chissà quando, ci troveremo a doverci alzare e fare ciò che Cristo ci ha chiesto di fare, andare a predicare il Vangelo in tutto il mondo e di raccontare la storia di Gesù Cristo, e non solo per mezzo della radio, della televisione o della predicazione, ma quando ogni membro di Chiesa, con una personale relazione con Cristo, avrà una situazione tale nella quale non potrà più tacere e dovrà raccontare ai propri vicini e ai loro amici ciò che Cristo ha fatto nella loro vita. Ecco la mia visione. Il libro degli Atti è centrato e ha inizio laggiù in Gerusalemme e poi vediamo che si espande verso i gentili. Immagina se fosse adesso. L'evidenza più grande del potere di Dio la dobbiamo ancora vedere su questo pianeta. È vero che tutti vorremmo vedere nuovamente succedere quanto accaduto nel libro degli Atti? Sapete, la gente nella grande città come Atene, Sydney, New York, London ha fame di Cristo. Nel libro degli Atti i cristiani si incontravano, pregavano, digiunavano in attesa dello Spirito Santo e quando lo Spirito Santo venne su di loro ha avuto inizio un fuoco che ha portato il Vangelo in pochi anni, senza tecnologia odierna, in tutto il mondo conosciuto di allora. E credo che nell'avventismo e nella cristianità, fino a quando non riceveremo lo Spirito Santo come loro hanno ricevuto, non si muoveranno le cose. Io credo che l'avventismo nel mondo occidentale sperimenterà una grande riforma e un grande risveglio e credo che la Chiesa mondiale esprima già il sentimento di muoversi in questa direzione. E proprio ora vedo muoversi nella Chiesa quello che era successo nel libro degli Atti. Io vedo in modo particolare nei giovani e lo vedo in Australia dove migliaia di giovani si stanno incontrando. Sì, accadrà e già sta succedendo e non vedo l'ora che accada in piena forza e potenza. Io penso che il Vangelo sia la guida di ogni cuore umano e credo che Dio rifarà tutto da capo. Penso che troverà delle persone che improvvisamente diranno: allora, mettiamo da parte le nostre differenze, uniamoci e preghiamo per lo Spirito Santo, prendiamo degli impegni forti nelle nostre vite e cerchiamo di mantenerli. Sono stanco di recitare il ruolo da cristiano, voglio andare a casa. Se riuscissimo ad avere delle chiese che sono orientate verso la missione, il Vangelo si compirebbe tramite le chiese locali. Penso che il Vangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo grazie ad una testimonianza che raggiungerà più posti di quanti ne abbia raggiunti la Coca-Cola. E poi verrà la fine. Ecco quello che c'è scritto sul copione profetico della Bibbia. C'è qualcuno là fuori che vuole farlo? Non vedo l'ora che lo Spirito Santo venga nell'avventismo qui in Australia, perché sarà qualcosa da osservare, da farne parte e non vedo l'ora.